Marto lunedì, cioè quel martedì che sembra lunedì, ma non è lunedì, quindi è martedì. Lunedì è morto lunedì. Però in un certo senso queste settimane senza il lunedì mi stanno a cominciare a piacere. È peccato che il primo maggio è lunedì. Un'altra settimana con lunedì, ci volevo senza lunedì, ci voleva. Comunque, unboxing della roba del computer parte 4. È arrivata un po' di monnezza a disc. A disc? Il tavolinetto per il monitor di Viola. Tieni, Viola. A te l'onore di aprirlo. E poi c'è l'alimentatore del gruppo di continuità del computer. Quindi, non dovremmo aver finito, spendi i soldi. E dopo l'unboxing del lunedì mattina, civile vecchia. Non prima di essere stato ammandito a San Pantaleo a fare un sopralluogo con un altro potenziale acquirente per l'altra metà che manca da vendere. Come dice già la mia maglietta, io già mi sono rotto i coglioni stamattina. Vabbè, ci potrei vivere, sa, con una giornata in meno a settimana. Questa settimana, questa corta settimana, mi occuperò principalmente di open house. Vi spiegherò un po' come funziona un open house, quello che serve per la preparazione. Prima cosa, sicuramente una brochure illustrativa dell'immobile, una planimetria arredata dell'immobile, le informazioni di base dell'immobile, calcolo delle spese notarili indicative chiaramente, che serviranno per acquistare questo immobile, sia come prima che come seconda casa. Secondo, la normativa Covid prevede che i clienti debbano fare un'autodichiarazione in cui scrivono che non sono stati a contatto con soggetti contagiati dal SARS-CoV-19, che non abbiano contratto il virus o che comunque non siano entrati in contatto, non siano a rischio per loro o per altre persone. Oltre l'informativa Covid c'è la privacy, quindi il cliente X firma anche il consenso al trattamento dei dati personali. Terzo, va preparato tutto quello che è la cartellonistica, quindi insegne che indichino una direzione dell'entrata della casa, un cartello che indichi qui l'open house, i biglietti per indicare il piano, le targhette per i campanelli, le targhette per l'ascensore, così da facilitare l'ingresso all'immobile a tutti. Non ultimo, biglietti da visita, brochure, giornalini di agenzia e volantini personali. Mercoledì mattina, urge un caffè, ne necessita proprio. Ma ha raggiunto Ilenia per caffè. Ci abbiamo pure sotto. E mo ci acciaccano. No, non ci hanno acciaccato, siamo salvi. E niente, andiamo a fare riunione. Guarda la nostra gioia, le nostre facce sono l'esempio della gioia. Che noi spiega perché non siamo felici. Perché noi siamo iperattivi, non ce la facciamo stare a fermi sì. 4 ore. Esatto. Voi direte esagerati. No, no, è proprio una tortura. Viola, quanti venduti abbiamo? 3 venduti, Luca, 3, solo oggi. Solo oggi? Solo oggi. E in tutto? Affitto. E un affitto sabato. E un affitto sabato? Ah, però, niente male. Non male, sì. Tutti Viola? Ecco. Viola? Dai. Ecco. Ecco il momento. Arrivo, ecco. È giunto? Sì. Esatto. Cosa? Del caffè. Esatto. Ma neanche io perché l'ho preso mezz'ora fa, però ci abbiamo qualcosa. Giusto per tirarsi sulla vita. Ecco. Ciao. Buon lavoro. Stavo dei clienti, però. A lavorare. Tu lavori, noi ti prendiamo in giro. Sì, attenta, che sono fatta così non sentiamo lo per me da solo. Per me da solo. Dici che la risposta sarà registrata con gli audio. Sì, sì, sì. Anche col telefonino è partita della Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao Luca. Perché lasci la videocamera incustodita? Grave errore. Noi adesso registriamo un contratto di... Riparto. Ma con la ciupa. Noi adesso registriamo un contratto di locazione, mentre tu fai finta di lavorare dentro quella stanza. Ecco. Ciao bello. Ciao caro. Bene, anche questa giornata volge al termine dopo essere andata a vedere un casale in campagna, sperando che prossimamente lo troverete in pubblicità. Bella soluzione, veramente bella. E quindi
con questo bel tramonto alle spalle vi dico che ci vediamo domani, io me ne vado a casa. Sabato mattina, giorno d'open house, sono le 9:30 e si comincia il giro ad attaccare i cartelli che indicano la strada. Ci vediamo fra un po'. I primi clienti sono appena andati via, qui abbiamo allestito il tutto, vi faccio fare un girino per vedere quello che abbiamo commesso in pratica. Parlo della zona giorno, vedete se spostiamo la zona della cucina e poi vediamo bagno, camere, tutto il resto di casa. Stanno sapendo gli altri clienti, ora facciamo questa qui. Esatto. Sì, durante un open house ti rendi conto di un sacco di cose nella casa, tipo quanto è silenziosa, sentite? Il fatto di poter stare a, di poter visitare la casa senza nessuno in mezzo, liberamente passeggiando, è una cosa molto importante secondo me, perché ti rendi bene conto di come sono gli spazi, di delle condizioni. Per molte persone oggi la tranquillità e il silenzio è importantissima e quindi questa è proprio una cosa che ti aiuta tantissimo, il poter essere libero di prenderti il tuo tempo per visitare la casa. Gli altri aspettano. Lights are out, system down and trying to pay rent. I gotta work it out, but it ain't that easy. Work 9 to 5. Mio, tante volte è un lavoro complicato e spesso non viene ricordato che noi prima di pensare alle case dobbiamo pensare alle persone, alle vite che andiamo a cambiare. Perché pare una stupidaggine, è vero, faccio il dottore, non faccio il chirurgo, però il cambiare il posto dove vivi, il modo di vivere, è un cambiamento importante. Pure questa l'abbiamo fatta, l'open house è finito, in realtà 9 visite, 8 visite di persone, mi hanno chiamato gli ultimi 3 e gli ultimi 10 minuti, ma si fa anche un po' più tardi, è 1:30 e ora è ora di andare a pranzo. E se come sempre il video ti è piaciuto metti like, iscriviti al canale, clicca sulla campanella e così rimani aggiornato sulle novità, ci saranno tanti nuovi format, tante nuove idee che verranno messe su video. Al prossimo!